Ora cambiamo completamente argomento, voltiamo pagina perché a Civitavecchia si festeggia il 140esimo anniversario della Capitaneria di Porto. Ci colleghiamo allora in diretta con l'inviato Matteo Parlato. Buonasera. Buonasera, buonasera Civitavecchia per il 146esimo anniversario delle Capitanerie di Porto. Siamo qui di fronte al forte, non so se lo vedete alle mie spalle, Michelangiolesco, e accanto a me c'è il capitano Alessandro Vittori, a cui chiediamo un riassunto di questa giornata. Una giornata importante per le Capitanerie di Porto, 146 anni, quindi quasi di pari passo con l'Unità d'Italia. Le Capitanerie di Porto sono diventate 146 anni fa e sono tuttora l'organo amministrativo del mare, per gli usi del mare, e quindi questa vicenda che ancora continua, che si aggiorna continuamente, è per noi una occasione di riflessione e di rafforzamento che oggi ancora una volta sentiamo molto forte. Capitano, all'interno del forte voi avete una mostra che è divisa in due grossi temi. Uno appartiene alla storia e all'ordinaria amministrazione del vostro corpo, e un altro è che riguarda la recente cronaca, quello che è successo nel canale di Sicilia durante quest'inverno, che ancora, anche se in fase meno rilevante, funziona. Ci fa un bilancio di tutta questa operazione, di questo lavoro eccezionale che avete fatto? È un bilancio molto particolare, perché in termini numerici si misura in quantità di persone salvate, parliamo di oltre 43.000 persone. Parliamo di miglia percorse, oltre 13.000 miglia percorse, ma oltre al dato quantitativo c'è una qualità di impegno e di coinvolgimento professionale e umano in una vicenda così importante nel nostro Mediterraneo, che ha ancora una volta cambiato, dando un tassello in più alla professionalità e all'impegno di questa nostra organizzazione. Sicuramente la mostra che noi abbiamo portato qui al Forte Michelangelo è un tentativo di raccontare ciò che è difficile descrivere con le parole e anche con le stesse immagini. Senta, lei quando era a Lampedusa ha detto che in quel periodo ricevevate molte domande da parte del vostro personale di arrivare volontariamente a operare a Lampedusa. Sì, arrivavano e arrivano molte istanze di nostri uomini che vogliono essere imbarcati sulle motovedette che fanno la spola, che escono in mare con qualunque mare, anche con il mare più avverso, perché sanno che quella è il coronamento della scelta di vita e di lavoro che hanno fatto. È come indossare i panni per i quali noi siamo stati istituiti 146 anni fa. Senta, io so che lei durante un'operazione di salvataggio si è trovato a gestire un'emergenza, si è trovato con un parto in corso durante il salvataggio. Ci può raccontare questo evento? È stato uno degli eventi più significativi, perché di maggiore coinvolgimento, intanto perché il mare era molto agitato, poi perché ha chiamato in causa l'attività della nostra marina e l'attività delle nostre motovedette, e poi infine perché questo bimbo che è arrivato a terra con un elicottero della Marina Militare, ancora attaccato al cordone, col cordone ombelicale alla madre, è stato per noi un po' il segno di un contributo che stavamo dando, perché non soltanto una vita non si spegnesse, ma perché nascesse una nuova vita. Questo era il segno che ancora adesso portiamo dentro e che consideriamo il significato più profondo della nostra missione in mare. Ora passiamo all'ordinaria amministrazione. Siamo in estate, molti cittadini italiani prendono le barche e vanno per mare. La cronaca ci insegna che molti dei salvataggi che voi fate sono, per esempio, perché la gente rimane senza carburante, per sciocchezze. Quali sono i consigli che bisogna dare a chi va per mare? Beh, innanzitutto quello importantissimo che diamo tutti è di considerare sempre le condizioni del mare, che variano continuamente. Il mare non è mai sempre lo stesso, questa è la sua bellezza, ma è anche la sua difficoltà. Quindi prima di uscire in mare bisogna sapere, ma anche prima di affrontarlo da bagnanti questo mare, bisogna sapere esattamente fin dove possiamo spingerci, e dobbiamo sempre considerare che ci sono regole che non limitano la nostra libertà, ma che semmai la rafforzano, perché il mare ha bisogno, e tutta la nostra esistenza ha bisogno di regole che servono a offrire nuovi strumenti di conoscenza. Grazie a Matteo Parlato, naturalmente al suo ospite. Prego. Auguri dunque alla Capitaneria di Porto. Sono le 19:34, ci fermiamo per una breve pausa.